Cioè l'opinione pubblica tutto questo non è che lo capisca tantissimo, non trova. Ma vede, il problema grosso non sono tanto gli 85 milioni di emendamenti, questo non è la problematica. Il problema grosso sta nel fatto che ancora una volta il Partito Democratico non ha capito quello che noi chiedevamo. Noi di questa riforma chiediamo due cose: l'elettività del Senato e l'accordo che hanno raggiunto all'interno del partito del PD non porta all'elettività dei senatori. E seconda cosa, questa riforma costituzionale toglie autonomie, toglie poteri alle regioni e quindi riaccentra tutto il potere allo Stato. Noi stiamo chiedendo, abbiamo chiesto al Partito Democratico di poter rivedere questi due argomenti. La risposta è stata una non risposta. Dico di più, perché poi si dice che la minoranza fa opposizione, ho sentito il collega parlare di ostruzionismo, quindi facendoci passare anche come un po' quelli che vogliono bloccare tutto. Premesso che noi al ritorno dalle vacanze, noi avevamo chiesto di trattare altro, di trattare le priorità del paese, avevamo chiesto di parlare della disoccupazione giovanile, avevamo chiesto di parlare degli esodati, avevamo chiesto di parlare di quelle che sono le cose vere che interessano la gente. Io non conosco nessuno che arriva a fine mese mangiando con la riforma del Senato. Renzi ha voluto accelerare. E vi dico di più, in commissione Capigruppo, in conferenza Capigruppo, il sottoscritto è stato quello che insieme al Presidente e insieme al Presidente Zanda hanno concordato la data di termine delle riforme, che è il 13 di ottobre. Finito il 13 di ottobre si parlerà d'altro, per fortuna, si ricomincerà a parlare d'altro, si comincerà a parlare dei problemi veri del Paese. Quindi nessuno è qui a fare opposizione, ostruzionismo o quello che si vuole far passare. Qui la gente, qui i senatori sono qui a voler parlare seriamente di riforme Ecco, costituzionali però fino al io 13 di ottobre. Passato il 13 ottobre torniamo a parlare dei problemi del credo che Paese. l'opinione